Non posso che trovarmi d'accordo con quanto poco fa accennato dal collega Falcone. Cioè, non c'è dubbio che questo è l'inizio di un percorso virtuoso, perché la creazione comunque di un forest che metta in competizione pubblico e privato è sicuramente un primo passo. Però fino a quando noi non... questa è la mia personale opinione, fino a quando noi non faremo realmente un fondo unico, cioè che mette insieme pubblico e privato e tutti i finanziamenti rivolti al pubblico e privato, noi in un certo senso avremmo reso vana l'intenzione di questo articolo di legge. Perché fino a quando le varie realtà culturali che si occupano di cose assolutamente diverse, il privato si occupa di un determinato settore, il pubblico si occupa di un altro, entrambe lo fanno in maniera egregia, quindi non esiste cultura di serie A e di serie B, noi non potremo dire di aver fatto una buona cosa, perché semplicemente perché non avremo fatto sì che loro faranno fronte comune per difendere un fondo unico che li preservi tutti. Quindi io faccio un appello non tanto al governo, perché in un qualche modo ci ha provato, però anche ai colleghi della quarta e della quinta commissione, perché in quest'anno si possa rivedere questo fondo unico e l'anno prossimo fare veramente qualcosa di serio che dia per esempio delle percentuali al pubblico sul modello più nemmeno che il modello nazionale, quindi del FUS nazionale. Poi è evidente che il FORES con questa copertura finanziaria, ma già l'hanno detto diversi colleghi, con questa copertura finanziaria non porta da nessuna parte. 500.000 euro in un settore, per esempio l'anno scorso solo il teatro aveva 1,5 milioni, quindi sono veramente briciole in confronto a quello che veramente merita questo settore. Però è un inizio e soprattutto noi abbiamo fatto degli emendamenti per aumentare questo fondo. Siamo disposti anche a ritirarli solo se, visto che è un percorso transitorio questo, verso una riforma più complessa e più ampia, se il governo ci assicura che in questa fase transitoria sono finanziate le leggi di settore. Come ho visto tra alcuni emendamenti aggiuntivi, sono finanziate le leggi di settore per la musica e per il teatro, quindi questo fondo con questa copertura può avere un senso solo se è transitorio per tutti, quindi rimangono i finanziamenti ai teatri pubblici, ma rimane anche lo stanziamento per le leggi di settore. E soprattutto se vogliamo, se vogliamo dare una svolta o comunque un messaggio di cambiamento, cominciamo con ridurre il capitolo dedicato alle iniziative direttamente promosse e per esempio parte di questo finanziamento dedicato proprio a queste iniziative che, voglio dire, essendo direttamente promosse non si sa da chi o da quale parte politica, non ci danno certezza della spesa. Quindi prendiamo parte di questo finanziamento e utilizziamolo per esempio per impinguare questo fondo unico. Grazie.